2017 tra la dottoressa Maria Piga Ciaghi, titolare della casa editrice di Sextante, e Bruno Mancini, presidente dell'Associazione Culturale Rischi all'Arte, si è convenuto di dare inizio a una permanente collaborazione operativa, avente come scopo principale lo sviluppo dei reciproci progetti artistici, editoriali e sociali.
Come primo atto concreto, a fronte di tale accordo, il Sestante si è dichiarato disponibile ad essere l'editore dell'antologia Penne, Note, Matite, e qui stiamo presentando in anteprima assoluta. Subito dopo il Sestante e Vila si sono sviluppate nuove sinergie e hanno prodotto l'inizio di una rubrica Vila nel magazine Eudonna, edito dalla Sestante, l'apertura di una collana poetica e affidata alla redazione di Vila. Nel manifesto di Sestante è scritto che Sestante è la nostra avventura, una casa editrice, un lungo incontro di condivisione che esplora il mondo e circostanze con uno stile comunicativo con il quale dare un nuovo senso creativo al prodotto editoriale. Dal 2008 pubblichiamo riviste, giovani talenti e autori che da tutto il mondo, dall'Argentina all'Europa, ci aiutano a esprimere concetti e a innovare il piacere della conoscenza. Organizziamo eventi ad alto valore scientifico e ci rapportiamo sia con un pubblico settoriale sia con i grandi lettori, cercando di rielaborare e dare ossigeno all'offerta formativa e culturale di ogni parte del mondo. Dialogo, crisis e apertura. Uno di questi tre obiettivi, ricerchiamo nuovi orizzonti per il pensiero in un mondo in cui la sfida della conoscenza è quella di offrire risposte ai vecchi e nuovi perché dell'uomo e dare una nuova forma alle risposte possibili. Nell'ambito di tale collaborazione oggi sarà presentato il libro La scelta del sì, scritto a sei mani dalle psicologhe Antonietta e Giuseppina Provenzano, insieme al medico bioticista, Stefano Degli Abbati. Il progetto nasce dall'esigenza di analizzare e comprendere i nodi comunicativi della condizione esistenziale, della gemellarità ed esistere lo sguardo agli altri tipi di dipendenza che interferiscono con una piena espressione e manifestazione del sé. Il fatto che forma del dialogo a tre voci prosegue a lungo il volume intrecciato da diverse narrazioni e contrappuntato da immagini permette all'opera di partecipare al dibattito contemporaneo sulla funzione del racconto e dell'arte autoconoscenza di sé. Signori, Stefano Degli Abbati. Allora, buongiorno. Ringrazio l'amico Bruno Mancini e il MUDEC e il BUC, sì, siamo dentro dei cerchi concentrici qui, no? E che ci danno la possibilità di parlare di qualcosa, di dire qualcosa, di fare un discorso. Come abbiamo scritto nelle parole di presentazione, questo libro, La scelta del sé, abbiamo anche alcune copie qui a disposizione, nasce per una serie di incontri provvidenziali. Stavo alla ricerca, dopo aver scritto una piccola operina, una favola, le favole sono sempre morali, le favole sono sempre un senso, un discorso di senso. Tutti i racconti forse sono racconti di senso, e chiuderemo il cerchio parlando di questo, e del Book City di Milano. Dopo aver scritto questa opera, ero sicuro che avrei scritto qualcosa che era attinente, che fosse attinente alla psicologia. E per una serie di casualità o provvidenze, come abbiamo detto, avrei dovuto affrontare il problema della gemellarità. Nella città di Roma ho cominciato a cercare qualcuno esperto del problema della gemellarità, ho trovato due psicologi gemelli. E ce l'ho soltanto io, sicuro questo, perché nessun altro ha avuto la possibilità di scrivere qualcosa insieme a me, due dottoresse Antonietta e Giuseppina Provenzano, che non possono essere qui presenti per ragioni familiari. Questa è la prima volta che presentiamo il libro ed è un'occasione giustissima secondo me, proprio per l'occasione che ho detto prima, e abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro, nel senso era nata in me questa esigenza, l'incontro, parliamo, stabiliamo come possa essere scritto questo libro e decidiamo che la maniera migliore è lasciare che i pensieri, che il discorso, ritorno sempre su questi termini, che i pensieri e il discorso trovino la strada da loro, senza doverli costringere in una forma preventiva. Che cosa decidiamo di fare? Di prendere un registratorino, di comprare un registratorino, in modo che potessimo avere a disposizione quello che dicevamo nei nostri incontri, queste chiacchiere, questi discorsi, queste conversazioni,
sull'argomento della generalità. Calcolate che per una serie, ripeto, di circostanze provvidenziali, causalità, destini, noi ci troviamo a essere ai due estremi delle possibili situazioni esistenziali. Due gemelle, un figlio unico. In mezzo ci sono tutte le altre situazioni, fratelli, sorelle, tre sorelle, quattro fratelli, due fratelli, due sorelle, insomma le sapete le storie, no? La generalità eterozigote è più vicina alla generalità omozigote come quella delle gemelle, e la mia, nel caso maschio, singolo, figlio unico, che può essere anche una donna, figlia unica. Che cosa, perché è interessante la cosa? Perché eravamo diventati tutti quanti genitori, l'ultima era diventata genitrice da pochissimo tempo, da un anno mi pare all'epoca, e potevamo vedere il nostro percorso esistenziale, metterlo a disposizione degli altri, dopo aver fatto un passaggio necessario, obbligatorio della vita, che abbiamo capito prima, dopo, che è il passaggio da figlio a genitore. Quindi potevamo avere uno sguardo, voi pensate, adesso faccio una piccola digressione, i momenti più commoventi di questo incontro, quali sono stati? La rievocazione del papà, la rievocazione della mamma, la rievocazione dei figli, la rievocazione dell'amico morto, sono sempre quelle i temi con cui trattiamo fondamentalmente nella nostra vita. Altra digressione, ieri pomeriggio al Book City a Milano è stato presentato il libro del professor Petrosino. Il libro del professor Petrosino, edito da Vita e Cultura, tratta del tema della letteratura, titolo provocatorio, contro la cultura, meno male che c'è la letteratura. E lui dice, in un'intervista che vi ho fatto, andrà in onda domani, sulla radio della conferenza episcopale, lui dice, la letteratura è l'unico luogo, forse insieme alla psicanalisi, forse insieme alla confessione, dove l'uomo esce, l'umano esce realmente per quello che è. Ma che cosa ci raccontiamo nella letteratura? Che cosa ci raccontiamo nel confessionale? Che cosa ci raccontiamo nella psicanalisi? Da dove vengo, chi sono e dove vado? Nella nostra situazione esistenziale minima, nella situazione esistenziale paradigmatica che è quella della letteratura, ma che nasce sempre dalla situazione esperienziale dello scrittore. Non è pensabile che lo scrittore, a meno che non sia uno scrittore seriale, non scriva di qualcosa che non abbia avuto esperienza, altrimenti si sta raccontando una balla. Non sarebbe vero fino all'ultimo, no? Fino all'ultimo motto. Fine della digressione. Quindi registriamo queste sedute, decidiamo di registrare questi incontri in senso cronologico, partiamo dall'esperienza della nascita, di quello che ci hanno raccontato, della nostra, perché sicuramente è un momento non ci possiamo ricordare, e poi seguiamo cronologicamente la nostra vita, giocando con questi rimbalzi, la dipendenza gemellare, la dipendenza del figlio unico, dalla madre, dal padre, dalla genitorialità, eccetera, eccetera, per vedere poi qual è la vera autenticità della persona. Qui è stata nominata una parola chiave, sintonia, no? Dall'amica prima quando diceva sintonia con il mondo, sintonia nelle relazioni, ma tutte le sintonie partono da una sintonia con noi stessi. Se non c'è la sintonia con noi stessi non possiamo essere più grandi per i fattori del mondo, possiamo fare del grandissimo bene, ma non abbiamo fatto il bene con la B maiuscola. È la struttura del Moby Dick, ve la butto così, diciamo questo che cosa sta dicendo. Guardiamo delle sollecitazioni. Allora, registriamo, ci rendiamo conto che facciamo delle sedute brevi in modo che fossero masterizzabili su un CD, quindi 80 minuti, l'abbiamo sbobinato e abbiamo scritto, l'abbiamo rivisto e corretto e adesso abbiamo il libro che è questo qui. Ci viene un'idea, ecco dov'è il collegamento con l'arte, è il collegamento con Dila e il collegamento con il sestante, l'opera a 360 gradi. Mettiamoci delle immagini. Allora, la prima idea qual è stata? Troviamo degli amici nostri pittori e diciamo di misurarsi su determinati temi, sulla nascita, sulla gioventù, sull'adolescenza, che sono i passaggi di questo libro. Ma non so neanche bene come è venuta poi la cosa, nel senso che vogliamo fare una mostra per la presentazione del libro, mettere questi pittori anche a disposizione delle loro opere, di chi fosse intervenuto a queste presentazioni, ma a un certo punto si scocca una scintilla, per cui decidiamo di utilizzare delle opere già conosciute, utilizzare delle opere già conosciute, opere di grandi maestri, alcuni per coincidenza sono
sono oggetto di mostre attualmente a Roma, a Milano, questi grandi maestri, quasi a sottolineare che dalla giusta posizione, dal vedere insieme l'opera d'arte e il racconto, potesse essere l'uno il commento dell'altro. Il racconto, il dialogo, fa capire meglio l'immagine. Si sta scaricando, passo a questo. Il racconto fa capire meglio l'immagine e l'immagine fa capire meglio il racconto. In realtà sono le sollecitazioni a cui noi siamo sottoposti tutti i giorni: film, immagini pubblicitarie, discorsi, racconti in giro, racconti di scrittori, parole, frasi, mass media, no? Queste sono le nostre sollecitazioni. In mezzo a questo noi dobbiamo ricostruire la nostra verità, la nostra autenticità, la nostra sintonia con noi stessi. Pensate quante sollecitazioni dentro una cosa del genere. Ora, quando tu ti rendi conto che quello che stai facendo in realtà c'ha questo sorta di diramazione, è chiaro che lo maneggi con una certa cura, con una certa delicatezza. A quel punto noi avevamo finito di scrivere il nostro libro, lo stavamo continuando a correggere, perché gli autori in genere fanno questo, continuano a correggere perché qualcuno gli dica basta, fermati così, perché la perfezione non è raggiungibile. E abbiamo incontrato Maria Pia del Sistante. Dove la incontro Maria Pia? Perché la incontro personalmente io, Maria Pia Ciaghi, presidente, fondatrice della casa editrice Il Sextante, la incontro in una mostra d'arte contemporanea all'Istituto Cervantes di Roma, all'Accademia Spagnola, scusate, non l'Istituto Cervantes, è quello con la lingua, ma all'Accademia Spagnola in cima al Gianicolo. E si scatta subito una sintonia, questa parola abbiamo detto sì, scatta subito una simpatia nel senso maiuscolo, no? Simpatos, vedere insieme le cose, e abbiamo deciso in quell'attimo che avremmo fatto un libro insieme. È stata una lunga storia, se ci ripenso adesso, abbiamo messo un anno, brevissimo, a scriverlo ce l'abbiamo messo 8, a realizzarlo graficamente dal punto di vista editoriale uno soltanto. Ma in realtà ha detto a giugno del 2017 sarà pronto, e così è stato, e il libro è stato. Il libro è ancora nelle nostre scatole a casa, è un libro che non è stato mai presentato e ci fa molto piacere di dare il primo là alla storia che accompagnerà questo libro nei prossimi mesi, proprio in questa circostanza, perché ripeto, stiamo affrontando il problema del discorso interiore, della sintonia con noi stessi, della eventuale dipendenza da alcune cose per liberarsi, per diventare da figli genitori. Questo è il succo del libro. E è in sintonia, è in parallelo con tutti i libri, con tutti i discorsi, con tutti i racconti. Quindi io mi fermo qui perché potrei parlare per ore, perché calcolate che da questo nasce un corso sulle narrazioni che io poi ho escogitato, che ho presentato, che ho realizzato. Quindi il discorso andrebbe molto in là. Ci fermiamo qui al libro, all'occasione che mi è stata data, e niente, proseguiamo con il programma di là. Grazie.